nata da un progetto di Giovanni Mangiacapra per l'associazione Connessioni Culture Contemporanee, sarà visitabile fino al prossimo 3 maggio alla Regia di Portici l'esposizione di arte contemporanea promossa dalla città metropolitana di Napoli dal titolo Paesaggi Immaginari, ovvero il paesaggio interpretato da 21 artisti che secondo il proprio stile e la propria tecnica raccontano il mondo delle loro visioni, stimolando nello spettatore la nascita di una nuova meraviglia dello sguardo. Andrea Angeletti, Arella Bom, Mariangela Calabrese, Luigi Di Sarno, lo stesso Mangiacapra, Sania Milenkovic sono solo alcuni degli autori dei capolavori che i visitatori potranno ammirare alla mostra. La mostra è strutturata con la partecipazione di artisti nazionali, fotografi, degli scultori e degli artisti a parete che hanno esposto quadri o installazioni. Gli artisti di oggi come vivono il paesaggio, che cos'è il paesaggio? Ognuno l'ha interpretato, come dire, con la propria creatività, con la propria tecnica, con il proprio modo di fare la propria arte, e vediamo che le letture sono tantissime. Noi ci aspettiamo, come dire, che tutti possano vedere l'arte contemporanea in uno spazio così interessante, in una Reggia che veramente merita molto di più. Curata da Marina Zatta e Giovanni Cardone, l'esposizione è allestita negli appartamenti reali ed è visitabile all'ingresso gratuito dal giovedì alla domenica, secondo gli orari di apertura della Reggia. Tra i più splendidi esempi in Europa di residenza estiva della famiglia reale borbonica e della sua corte, la Reggia, oggi di proprietà della città metropolitana, fu fatta edificare nel 1738 per volere del re di Napoli, Carlo di Borbone, e della moglie Amalia di Sassonia, in questo luogo proprio perché punto di congiunzione tra la retta che sale dal mare e quella che vede dal Vesuvio. La visita alla mostra può costituire l'occasione per immergersi nella natura con una passeggiata all'orto botanico, ospitato nel bosco superiore, al parco naturalistico a monte a Valle della Reggia, o per una visita alla sala cinese, all'Herculanense Museum, partecipando magari ad uno dei tanti eventi, visite teatralizzate sulla vita di corte, trekking, yoga, passeggiate in mountain bike, promossi dagli enti competenti e consultabili sul sito www.centromusa.it o sulla pagina Facebook del centro. La città metropolitana ha investito tanto in questi anni per il recupero del Palazzo Reale di Portici, con importanti restauri, l'ultimo dei quali ha riportato all'antico splendore le facciate della corte centrale, grazie ad uno stanziamento di 2 milioni di euro, con l'obiettivo di farla diventare, attraverso mostre, concerti ed eventi culturali, un grande attrattore turistico per tutta l'area. Io credo che la Reggia di Portici deve diventare un polo artistico museale importante per tutta la città metropolitana, per cui questa è uno dei tanti eventi, ma io penso anche a concerti, io penso anche allo sfruttamento, alla valorizzazione del bosco, dal galoppatoio, io penso anche a una visione permanente, a un godimento, una fruibilità permanente della Reggia.